Ciao a tutti ragazzi, oggi vi dirò come insegnare ad evacuare correttamente il vostro cucciolo. Bisogna portarlo fuori 5-10 minuti dopo che si è svegliato, che ha mangiato e che ha giocato. Questo perché? Perché i cuccioli hanno un metabolismo elevato e una vescica piccola piccola. Premiare sempre il cane quando fa le deiezioni fuori casa, portando con sé una costosa ricompensa e dire bravo appena il cucciolo si accuccia, porgendo il premio. Oppure metterlo a terra davanti a lui. Poi scegliere poche aree esterne e ritornare sempre su quelle. Delimitare l'area a disposizione del cane quando non si può controllare. Premiare il cane se annusa i cespugli o le zone dove hanno eliminato altri cani. Mi raccomando ragazzi, i cuccioli femmina ci mettono più tempo ad imparare ad evacuare correttamente, quindi bisognerà portarle fuori più spesso. Non pulire le deiezioni in casa del cucciolo con candeggina o prodotti simili perché fissano l'odore e poi portano il cucciolo ad evacuare in quei punti. Se il cane sporca sempre nello stesso posto, mettere lì in casa, mettere lì la ciotola della pappa, al cane non piacerà farlo dove si mangia. E poi un'altra cosa come ultima chance, se dovete uscire, che non ci siete, potete legare per brevi periodi il cucciolo in casa e poi portarlo fuori ad evacuare quando tornerete e premiarlo. Mi raccomando, questo in generale, premiare sempre il cane quando fa le deiezioni fuori casa. Come vedete che il cucciolo deve fare i propri bisogni perché raspa per terra, annusa per terra, gira in tondo oppure è nervoso. Quindi in quel caso significa che deve fare i propri bisogni, quindi dovete portarlo fuori e lo dovete premiare se evacuerà fuori casa. Ok, se tornate a casa e trovate feci o pipì sparse in giro, non dovrete punire il cucciolo, ma dovrete portarlo in un'altra stanza e pulire. Se invece vedete che il cucciolo fa in casa le deiezioni davanti a voi, lo vedete perché si accuccia davanti a voi, dovete riprenderlo con un secco no, portarlo fuori e premiarlo quando evacuerà fuori casa. Mi raccomando ragazzi, per insegnare al vostro cucciolo ad evacuare correttamente ci vuole pazienza e costanza. Poi dovete, come ultima cosa, creare una routine, cioè dare da mangiare al vostro cucciolo sempre alla stessa ora e portarlo fuori ad orari fissi. Ok, anche per questo video è tutto. Vi ricordo come sempre che dovete iscrivervi, potete iscrivervi al mio canale di YouTube, Arianna Secondi. Cliccando sulla campanella in modo da essere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video. Potete seguirmi anche sulla mia pagina social di Instagram andandomi a cercare come Arianna Secondi 1 e infine potete seguirmi sul mio blog personale ormefiuto.blogspot.com. Grazie e ciao al prossimo video.